Tisereva. Poi abbiamo analizzato l'acqua e abbiamo scoperto che l'acqua distribuita ai lavoratori e alla popolazione dalle compagnie minerarie è contaminata dall'uranio e dal radium. E ciò che è particolarmente scioccante è che Areva non vuole ammettere questa realtà. Secondo l'ultimo rapporto sullo stato dell'industria nucleare, all'utente arriva solo il 2% di tutta l'energia prodotta dentro alle centrali atomiche del mondo. Sul pianeta i reattori in costruzione sono 44, di cui 11 annunciati da più di 20 anni, e per 16 non c'è ancora una data ufficiale di partenza. Si dice però che il nucleare potrebbe essere la soluzione al riscaldamento del pianeta. Ma gli investimenti, a vantaggio di pochissimi, dovrebbero essere così elevati da sottrarre risorse a quelle tecnologie che invece danno risultati immediati e stanno cambiando il mondo. La prova è che nel 2007 il nucleare non cresceva, mentre l'elettricità fatta col vento era a più 36%. L'industria nucleare però è in piedi e, se non vuole rischiare il declino, deve cercare di conquistare sempre nuove quote di mercato. È di un mese fa l'accordo fra Italia e Francia. Cosa c'è nell'accordo? Se un'impresa anno dopo anno mette sul mercato sempre meno prodotti, non conviene più portarla avanti. E soprattutto per questo tipo di industria, dai costi incalcolabili, è fondamentale che ci siano nuovi progetti, in modo da finanziare quelli già esistenti. La Francia fa affari con il Sudafrica, titolava la stampa francese a febbraio 2008. Due reattori subito, 10 entro il 2025. Salvo che 10 mesi dopo, dicembre 2008, il Sudafrica annulla tutto. È in difficoltà Areva, la società francese che costruisce reattori nucleari. Bilancio 2008 piombato. Perdita del 20,7% sul risultato netto, del 44,5% su quello operativo. Due soli cantieri aperti, Francia e Finlandia, e ritardi e perdite su tutti e due. Febbraio 2009, un altro annuncio della Francia. Protocollo di accordo con l'Italia. Roma, 24 febbraio 2009. Ecco, proprio Berlusconi e Sarkozy stanno firmando il testo che riguarda in particolar modo la costruzione di 4 centrali nucleari di ultima generazione. Ma sul protocollo di accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, però, non c'è mica scritto costruzione di 4 centrali nucleari. Si legge di buone relazioni tra Italia e Francia, di desiderio di rafforzare le loro relazioni energetiche, di partenariati industriali, di gemellaggi, di visite e di scambi. E per la realizzazione del protocollo sarà costituito un comitato esecutivo con riunioni semestrali dei ministri in carica, firmato i due presidenti. Mentre con l'accordo Enel-EDF, l'Enel francese, che è solo un memorandum d'intesa, si pongono le premesse per un programma di sviluppo congiunto dell'energia nucleare, quando in Italia sarà completato l'iter legislativo per il ritorno del nucleare. Solo allora sarà costituita una joint venture responsabile degli studi di fattibilità, eccetera, eccetera. E mentre sembra che la Francia ci stia vendendo reattori, in Italia regole certe per un ritorno al nucleare non ci sono. Intanto vediamo quanto ci potrebbe costare. Prima di tutto le miniere di uranio. Saranno le società italiane a sfruttare le miniere nel Niger, nel Chad o altrove, o saranno i francesi. O comprerete l'uranio sul mercato. Dopo dovrete fare la trasformazione dell'uranio, l'arricchimento, e non penso che l'Italia si metta a fare l'arricchimento. Quindi probabilmente dovrete comprare l'uranio arricchito dai francesi o da altri. Dopo ci sarà da fabbricare il combustibile. Lo fabbricherete in Italia? Perché occorrono degli investimenti per le industrie di fabbricazione del combustibile. Quindi dovrete comprare il combustibile in Francia o negli Stati Uniti, comunque fuori. Ogni volta dovrete scegliere, fare tutto in casa con enormi investimenti o comprare tutto fuori. In questo caso non potrete fissare nessun prezzo. Se c'è una tensione sull'uranio, vi diranno: sentite signori, l'uranio è raddoppiato e quindi raddoppiamo pure noi. E la nostra indipendenza energetica? È solo uno scherzo. Sono cose concrete e che sono il centro di questo nostro incontro bilaterale. Roma ha scelto il modello francese anche per adeguare le proprie regole sui controlli, la sicurezza. Certo, la sicurezza è fondamentale. Un tempo, per esempio, la possibilità di cadute di aeroplani sui reattori era solo una faccenda di calcoli matematici. Probabilità remota, molto remota. Poi l'11 settembre ha cambiato tutto. In realtà abbiamo sempre pensato a questa eventualità, ma le si dava meno valore. Diciamo che il tema era rimosso.
I gestori degli impianti pensavano: qui si parla di guerra al terrorismo, è un campo dello Stato. E così il gioco era fatto. Stiamo comunque parlando della peggior categoria di incidente nucleare. Se accadesse in Germania, la carta geografica dell'Europa centrale cambierebbe. Ma il nostro reattore EPR, afferma l'amministratore delegato della francese Areva, è stato concepito per resistere a tutto, comprese le cadute di aeroplani. E proprio di sicurezza si parla in un documento confidenziale, coperto da segreto di Stato, di EDF, la produttrice e distributrice francese di energia. Ci ha messo sulle mani Stéphane Lhomme, portavoce di Bordeaux dell'associazione Sortir du Nucléaire, uscire dal nucleare. L'hanno arrestato. Attentato alla sicurezza dello Stato e in attesa di processo. L'ho ricevuto. Viene proprio da EDF e riconosce che il futuro reattore francese EPR non è concepito per resistere a un incidente aereo. E in effetti, c'è scritto nel documento, un impatto è possibile per i siti vicino al mare. Vengono esaminate poi una serie di ipotesi e in conclusione si dice, rivolgendosi alla Direzione Generale della Sicurezza Nucleare, che si assicura una copertura ragionevole del rischio, ma non si può pretendere di sviluppare tutte le eventualità. Che vuol dire una copertura ragionevole del rischio? O resiste o non resiste? Dopodiché, la raccomandazione di non rendere accessibili al pubblico i contenuti del rapporto. Quindi lei ha messo a rischio la sicurezza nazionale? Effettivamente. Per loro il problema non è che il reattore esplode se gli casca sopra un aereo. Il problema è che la popolazione sia messa al corrente. Quindi si vende un reattore come sicuro contro gli attacchi, invece non lo è, e l'acquirente non lo sa. Mentre le popolazioni possono anche diventare un intralcio per un progetto, come a Scanzano, in Basilicata, nel 2003. La gente sapeva che sul proprio territorio si dovevano sistemare le scorie radioattive della vecchia storia nucleare italiana. Si doveva fare un deposito unico, per decreto.